Eccoci qua, un nuovo video. E ho deciso di girarlo questo perché ogni tanto c'è qualcuno che chiede ai miei agenti, quelli che soprattutto hanno dei risultati importanti, ma in generale sento che lo chiedono anche ai formatori, lo chiedono quando vanno nei corsi, dicono: ma tu come fai ad avere questi risultati? Cos'è che fai? Cos'è che utilizzi? Quale programma? Quale tecnica? Che copioni? Eccetera, eccetera. Ed è bellissimo che le persone ovviamente si informino su questo, cioè è sinonimo sicuramente di voglia di crescere, di imparare, sinonimo di ambizione, di voler mettersi in discussione, di accettare che qualcuno che ha dei risultati superiori possa trasmettere qualcosa. Questa è una figata unica. Solo che c'è un problema di fondo in questa domanda. Se io sono un agente immobiliare che ha iniziato oggi l'attività, o ho iniziato 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, chiedere a uno che fa questo lavoro magari da 7 anni, 10 anni o più, cosa sta facendo ora, sicuramente mi dà qualche indicazione utile, ma la cosa più corretta è sicuramente chiedere cos'è che hai fatto tu quando hai iniziato o quando avevi pochi anni di esperienza come ho io adesso. E quindi chiedere quello che ha funzionato per lui all'epoca e che lo ha portato dove è ora e quello che invece lui ha sbagliato, e quindi se me lo dice io evito di fare gli stessi errori e uso la sua esperienza per crescere molto più velocemente e arrivare a quello dove è arrivato lui, invece che magari in 10 anni, come ci ha messo la persona, il formatore in questione, il campione in questione, il top producer in questione, io magari ci metto 5 o 6 anni. E questo qui me l'ha insegnato una volta un top producer molto importante del Nord America e del suo franchising, che è Remax, è sempre stato il secondo team a livello mondiale, Christopher Invidiata. L'ho sentito una volta che parlavo con una persona e diceva: guarda, io sicuramente ti rispondo di quello che sto facendo ora, ma adesso ho un team con un sacco di persone, tu stai appena iniziando, probabilmente sarebbe più corretto che tu mi chiedessi com'è che ho iniziato, cos'è che facevo all'inizio per trovare i primi clienti, per prendere i primi incarichi, per fare personal branding, per fare tutto quello che ho fatto e che mi ha consentito di arrivare adesso a produrre qualche milione di dollari di provvigioni. E da quella volta in effetti ho smesso di fare domande specifiche solo su quello che sta facendo ora la persona, che sicuramente è interessante, ma a chiedere com'è arrivato a quel livello e cosa gli ha permesso di arrivare a quel livello. È come se io prendessi nota, prendessi spunto dalle best practice della Apple per applicarle nella mia azienda. Magari qualche spunto potrei averlo, però sicuramente è meglio che all'inizio faccia delle altre cose, anche perché non mi posso permettere gli investimenti che fa la Apple o comunque grosse, grosse aziende. Ecco, quindi mi permetto di condividere questo, può essere interessante, sicuramente quando si vedono i top producer, anzi bisogna imparare da chi è a almeno un livello più alto di noi, ed avere l'umiltà di chiedere, ma di chiedere non solo quello che stanno facendo adesso, ma cosa gli ha permesso di arrivare a quel livello. Sicuramente questo ci permetterà di crescere molto più velocemente e in maniera ovviamente più funzionale, più con meno rischi, con meno problemi, vi dicendo. E se poi ti fa piacere far questo all'interno di un'azienda di intermediazione immobiliare organizzata e strutturata, dove c'è già un percorso di formazione congeniale a chi parte ora, è partito da poco come agente immobiliare, dove c'è già un percorso di carriera che può portarti a diventare anche un team leader piuttosto che un top producer o addirittura ad avere la tua azienda, allora scrivimi pure in privato che condividiamo i nostri punti di vista e vediamo se possiamo fare un pezzo o anche di più di strada assieme. Al tuo successo!